Un saluto a tutti i web ascoltatori di Modais TV. Ciao. Dolce o salato? Salato. E per quel che riguarda questo dolce, quindi parliamo di gusto, parliamo di Magnum, che tipo di cioccolato preferisci? Bianco, fondente, al latte? Sono domande esistenziali. Certo. Ma bianco, bianco, decisamente il bianco. E cucini? Sì. Per te o anche per... Per i miei amici, per mia moglie, cucino, mi piace moltissimo. Invece per quello che riguarda il tuo look, ti piace fare shopping o un qualcosa che temi come molti uomini? No, la temo no, mi piace nella misura in cui è tutto molto veloce. A volte compro le cose così, mi piacciono, o meglio, mi piacciono addosso al manichino, per cui le prendo, le compro, poi magari torno a casa, le metto per uno o due volte. Ah, non le provi in camerino direttamente, provi a casa? No, le provo, ma sono molto rapido nelle scelte, non amo stare troppo tempo in un negozio. Dopo 5 minuti dentro un negozio sì, mi nervosisco, per cui compro d'impulso. La maggior parte delle volte le cose che compro le metto forse una o due volte e poi non le metto più. Qual è il tuo stile da tutti i giorni e quello invece da red carpet? E se ti piace, tra l'altro, questo salto dal quotidiano all'eleganza delle occasioni importanti? Sì, ma red carpet fondamentalmente per un uomo è semplice, perché ti metti un abito e quello è. Ma tu, non tutti lo amano l'abito, non tutti no, si sentono magari io a proprio agio. Sì. No, mi piace, in un'occasione un po' più glamour o comunque più importante mi piace vestirmi da ometto, per cui prediligo un abito, ma semplicissimamente un abito con una camicia, senza magari la cravatta. E durante il giorno no, durante il giorno sono un zingaro, quindi sì, jeans, maggior parte delle volte vecchi, perché amo magari quel tipo di jeans e lo tengo finché non è completamente distrutto. Faccio così anch'io. Vabbè. Sono feticci, no? Sì, esattamente. Scarpe, sneakers oppure stivali, una maglietta, una giacca di pelle e basta. E qualche portafortuna appunto? Sì, questo. Questa è l'unica cosa da cui non riesco mai a separarmi, è un anello con il teschio, e senza di questo mi sento nudo. Ci puoi dire magari se non è privato da dove arriva e che significato? No, non è privato. È un anello che ho comprato a New York, in realtà. È un anello che abbiamo comprato io e altri due miei carissimi amici sette anni fa, in un negozietto tra l'altro che fa questi anelli da una vita di un italiano. Ed è l'anello che ha Johnny Depp, Keith Richards, lo stesso negozio dove hanno comprato anche loro. Niente, ci tengo particolarmente. Bene. Ed è un mio... Hai anticipato la moda dei teschi, perché poi negli ultimi anni ormai è teschi, invece no, da sempre, quello fondamentalmente noi abbiamo soltanto seguito, però mi piacciono molto i teschi e soprattutto questo anello qua, quindi questo è l'unico portafortuna feticcio che ho, senza di questo mi sento perso, se lo dovessi perdere sarebbe una brutta cosa. Senti, invece parlando di estate, ci si mette in forma, sport, attività, qualcosa che ti piace o qualcosa che schivi? Lo sport? No, sì. Ma non sono un grandissimo sportivo, però mi piace fare, ho bisogno di scaricare la tensione, per cui vado fondamentalmente in palestra da sempre, ma in modo normale, non faccio uno sport vero e proprio. No. Senti, invece questo colore da tipico, da romano, che già, anche se non andate in spiaggia, già questo colorito meraviglioso. A Roma abbiamo il sole, quando posso, un po' come una lucertola, cerco di stare per un paio d'ore, magari a pranzo lì, poi io sono... Essendo greco sono comunque scuro di mio, anche in inverno. Ti metti protezioni oppure te ne freghi e vai liscio? No, la protezione è un minimo, perché non è un sole sano questo, ma non ci faccio troppo caso sinceramente. Magari al mare sì, in giro per Roma no. Andando in moto ti abbronzi. Lo so, voi romani siete... E ti abbronzi fino a qua. E poi quando ti levi la maglietta rimani con le maniche nere, la faccia nera e sei bianco. Direi un grande classico, poi vai sul set e ti adorano per questo. Perché... No, ti detesto. Perché le truccatrici di solito, quando hai un colore troppo scuro in macchina, esci molto più nero rispetto agli altri. Poi quando lavori con persone, non so, magari come te, chiare di pelle, io sembro un magrebino e quindi... Ma io divento scura, in realtà passato i 30 adesso alzo le protezioni, però toccano le donne. Guarda, cioè... Quando ho girato Iago con Laura Chiatti e con Aurélien, l'attore che faceva Otello è un nero francese, ma era molto chiaro. Io invece era all'inizio di agosto, ero molto scuro, e Volfango, il regista, disse: se tu non ti sbianchi tu fai Otello e lui fa Iago, perché non c'è match tra di voi.
che è uscito tre settimane ormai, sì, forse un mese fa. E invece prossimamente il 6 giugno esce un altro film che si chiama Il Futuro con Rutger Hauer, che abbiamo girato in Cile l'anno scorso. Che bello, ti porta anche a viaggiare spesso questo lavoro? Fortunatamente sì, sì, specialmente con i film piccoli, quelli indipendenti, che magari non hanno la possibilità di andare in giro per festival, per cui li segui nei vari festival in giro per il mondo. Con questo siamo andati a Sundance, siamo stati a Miami, a Rotterdam, in Spagna, siamo girati. Un'ultima domanda, al cinema insomma si ha spesso l'occasione di cambiare personaggio, identità, no? Sia nel look, nello stile, nel carattere. Qual è il personaggio che ti è rimasto più nel cuore e perché? Domandona. Ma ti direi Luca Molinari di Notte prima degli esami, ma è quello che è rimasto forse più nel cuore alle persone. A me quello che mi è piaciuto di più fare per il processo creativo è stato Il cemento armato, un film dove con Giorgio Faletti, fatto da Marco Martani, dove abbiamo praticamente raccontato una realtà completamente diversa da quella a cui sono stato cinematograficamente abituato a raccontare, quindi non era una commedia, era un film completamente diverso, e quello mi è piaciuto molto. I ricordi che ho di quel periodo lì, di quel set, di quei momenti, me li porto ancora dentro come forse il momento più creativamente più forte. Quindi quello direi, Diego Santini di Cemento Armato. Ok, allora gialla. No. Verde? No. Ti amo. Diego Santini, è stato un piacere. Piacere. Grazie. Ciao. Ciao.